Buongiorno, vi diamo il benvenuto a questa tappa dell'Insurance Academy organizzata da ANRA in collaborazione con AXA XL. Oggi parleremo di M&A e danni ambientali, esamineremo lo status quo e le prospettive. Nel panel moderato e introdotto da Gabriella Fraire, che è vicepresidente ANRA oltre che Insurance Manager di Prysmian Group, abbiamo Ombretta Martinelli, Senior Underwriter Environmental Liability di AXA XL, l'avvocato Claudio Perrella, Partner RP Legal, Alessandro Battaglia, partner IRM, e Mauro Plantone, che è Senior Risk Engineer, Property and Liability di AXA XL Risk Consulting. Ricordo, per chi al termine del webinar dovesse sostenere il test valido ai fini dell'aggiornamento RUIVAS, che ha ricevuto le istruzioni stamane via email, le può trovare nella dashboard alla voce documenti e in ogni caso le ripeteremo alla fine del webinar quando il test verrà aperto. Il tema è sicuramente attuale, io aspetto le vostre domande in chat per passarle ai relatori. Vi auguro un buon webinar e passo la parola a Gabriella. Grazie Chiara, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti come sempre. Ringrazio AXA XL per aver proposto questo tema. Come hai detto tu, Chiara, è un tema attuale, ma poco noto. È un tema molto complesso in termini gestionali, legislativi ed anche assicurativi, ed è importante comprendere le ragioni per cui un'azienda dovrebbe fornirsi di un'adeguata copertura per questi rischi. Ma ancora prima, mettere in campo tutti gli strumenti per un'efficace gestione integrata. Di questi rischi a 360 gradi, vorrei dire, perché oggi vedremo appunto con i nostri relatori come tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione possono essere utili, ma soprattutto indispensabili per portare avanti un'adeguata gestione di questo rischio. Questa copertura però assume un ruolo centrale proprio nelle operazioni di M&A. E questo perché? Perché bisogna essere consapevoli dei potenziali rischi di responsabilità ambientali insiti in tali operazioni. La copertura certamente non può eliminare questi rischi, ma sicuramente aiuta e contribuisce ad offrire un livello di tranquillità sia dalla parte dell'acquirente che dalla parte del venditore. Accanto a una crescente, diciamo, consapevolezza da parte delle organizzazioni, sono diverse le pressioni esterne che spingono le imprese a una maggiore responsabilità sui temi ambientali e sociali. La sostenibilità come scelta consapevole delle organizzazioni è un punto fondamentale. La legislazione europea si sta muovendo in modo sempre più convinto verso questa direzione. Sappiamo che proprio recentemente l'Unione Europea ha emanato una normativa sui danni ambientali umani. La cosiddetta Due Diligence and Corporate Accountability Legislative Report, che è in corso di studio e di attuazione, perché ci vorrà molto tempo per essere varata, e l'attuale processo legislativo inizierà solo quando la Commissione presenterà ufficialmente la sua proposta. Pertanto abbiamo delle prospettive future dal punto di vista legislativo importanti che riguarderanno tutta la comunità. Ma partirei proprio dal contesto attuale, lascerei la parola a Ombretta Martinelli per il suo punto della situazione. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Gabriella. Come ha diciamo, correttamente introdotto Gabriella, è un tema diciamo, attuale e importante e soprattutto abbastanza complesso. Diciamo che nell'ultimo anno, dovuto alla pandemia globale che purtroppo ci ha coinvolto, diciamo che queste fusioni, acquisizioni, questo tipo di operazioni hanno subito un grosso rallentamento, come ci poteva aspettare. Però diciamo, gli esperti prevedono che col fine 2021 e soprattutto col 2022 ci sarà una ripresa di questi tipi di operazioni. Pertanto diciamo, è importante trovarsi pronti. Ci si aspetta che i risk manager e soprattutto anche in campo assicurativo riprendano l'interesse verso questo tipo di attività. L'importante appunto è non farsi trovare impreparati e quando ci si trova davanti a questi tipi di acquisizioni, quando quindi si vende o si acquisisce un terreno o uno stabilimento, quel che sia, è importante considerare come asset non solo diciamo, proprio la struttura o i propri beni, ma anche il terreno, il suolo che è oggetto della compravendita o magari non direttamente ma indirettamente. Quindi sia chi compra o chi vende deve essere conscio delle passività ambientali che possono diciamo, essere presenti su un suolo o su un sottosuolo, quindi non trovarsi poi in fase di trattativa finita con delle spiacevoli scoperte, perché diciamo, quello che coinvolge questo tipo di copertura, quindi la copertura ambientale all'interno del merger acquisition, è una copertura diversa da quella normale che si parla come danni da inquinamento, quindi per la.
pura attività oppure danni che si possono produrre durante la propria normale gestione della propria azienda. Sono proprio le passività ambientali o gli inquinamenti storici che possono essere presenti in un suolo, soprattutto in un sottosuolo, e non esserne consci. Quindi, magari dopo anni anche che è avvenuta la trattativa, scoprire per una magari un'analisi di terreno, oppure anche semplicemente per dei lavori che vengono fatti successivamente, che il proprio suolo è inquinato. Ecco, quindi a quel punto il problema si pone, perché, come dice la normativa, poi vedremo nelle successive presentazioni nel dettaglio che cosa significa, chi inquina pagano. Quindi questa è la norma semplice, ma che deve essere chiara a tutti. Quindi una volta che l'autorità ha scoperto un inquinamento, pur essendo anche storico e andando anche a ritroso, in un primo momento non si riesce neanche a capire chi è il colpevole, in quel momento chi è il proprietario, comunque chi è su quel sito, ne deve rispondere immediatamente. Quindi intervenire con poi tutto un iter di procedure di bonifica, caratterizzazione, messa in sicurezza, eccetera, che complicano e che diventano via via sempre più grossi e possono comportare delle spese notevoli, migliaia di euro, che insomma non è una piacevole sorpresa. Per cui l'interesse in questo momento di AXA, quindi per quanto riguarda tutto il lato inquinamento, è riuscire a proporre una copertura che possa andare a tutelare, quindi chiaramente non a risolvere il problema, ma dare un supporto a chi sia chi vende, sia chi compra, perché a quel punto durante la fase di trattativa si decide chi può acquistare questo tipo di prodotto e tutelarsi per eventuali appunto danni da inquinamento, quindi danni storici o passività ambientale che possono emergere nel corso degli anni, cioè anche non immediatamente in fase di acquisizione, ma anche magari dopo 5, 6, 10, 20 anni, perché l'autorità non va a guardare tanto da quanto tempo. Una volta che emerge un inquinamento, tu sei su quel suolo e ne devi rispondere, quindi non ce n'è, per cui e sono danni notevoli. Quindi questo è il primo step che abbiamo deciso di affrontare, quindi una tematica importante, attuale, sempre più di notevole interesse, quindi anche rispondere alle esigenze e agli interessi ambientali e quindi economiche che può incorrere un acquirente e un venditore, ma in modo particolare abbiamo deciso quest'anno di puntare l'attenzione su questo tipo di copertura, perché attraverso il risk engineering di AXA, che lavora in contemporanea, in parallelo con la parte assicurativa, riusciremo a, mi auguro, a collaborare per avere sotto controllo tutti gli aspetti tecnici che servono per affrontare e assicurare questo tipo di copertura. Perché la problematica qual è? Ok, mettiamo in piedi questo tipo di servizio, mettiamo così, però bisogna avere delle informazioni, delle documentazioni per poter inquadrare bene la situazione. Quindi servono delle tipi di analisi specifiche, due diligence di fase 1, di fase 2, che anche queste verranno affrontate in un'altra presentazione che seguirà, e quindi con l'acquisizione di queste informazioni si è in grado di mettere in piedi, quindi di stipulare una polizza ad hoc per o l'acquirente o il venditore di queste trattative. Se fino agli altri anni, ecco, era una difficoltà, soprattutto qua in Italia, perché all'estero è un tipo di copertura che già funziona, già ha preso piede, soprattutto se parliamo di Inghilterra, America, hanno più un'attenzione. Si sono mossi un po' prima, quindi sono già delle coperture che funzionano bene e che sono prese di interesse. In Italia purtroppo ancora no, perché la problematica ambientale sì c'è, però poi quando poi si tratta di andare nel dettaglio, di comprare una polizza inquinamento, c'è sempre un po' il dubbio, per cui poca magari interesse da parte di risk manager piuttosto che di assicurati, e soprattutto anche una volta che l'interesse è emerso, c'è una difficoltà nel recuperare informazioni fondamentali per inquadrare il rischio, per inquadrare quello che può essere la passività ambientale del suolo o della struttura oggetto di transizione. Per cui uno, sì, l'interesse per la parte ambientale, quindi per le proprie passività, ma due, anche mettere a disposizione delle informazioni tecniche fondamentali per inquadrare il rischio. Entrambe le tematiche, quindi sia di cosa si tratta e sia quali sono queste informazioni tecniche a noi necessarie, e che grazie al nostro risk engineer Mauro Plantone, che poi successivamente spiegherà, cercheremo di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fornire il servizio
adeguato, il servizio migliore, quindi per supportare sia l'azienda sia il risk manager che è coinvolto in questi tipi di azioni. Quindi questa era un po' la motivazione che ci ha spinto oggi a parlare di M&A in campo ambientale. Adesso lascerei, diciamo, la parola ai singoli relatori, così entrano nel dettaglio nelle diverse argomentazioni, come ha già anticipato Gabriella, sia prima un inquadramento legale su che cosa sono gli M&A, quindi con Claudio, poi una un'analisi dettagliata sulle parti tecniche, quindi quali sono le informazioni che ci servono per valutare questo tipo di rischio, quindi la due diligence in particolare. Lascerò la parola ad Alessandro Battaglia e alla fine il nostro risk engineer Mauro Plantone, che diciamo farà un po' da collante e spiegherà un po' come tutta la parte tecnica, quindi la risk analysis, è di aiuto alla parte insurance, quindi assicurativa. Quindi intanto vi ringrazio e lascio la parola a Claudio. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Naturalmente ringrazio tutti, ringrazio Ombretta che mi ha appena preceduto, ma ovviamente ringrazio chi ha pensato all'organizzazione di questo incontro, che è un incontro era particolarmente attuale anche la settimana scorsa, ma dopo il caso Ilva, che è un caso di complessità straordinaria, credo, e che ha portato prepotentemente sulle prime pagine dei giornali le conseguenze che possono nascere da un pesantissimo inquinamento ambientale, evidentemente dimostra l'assoluta attualità del tema. Ombretta lo ricordava poco fa, c'è stata una sostanziale sospensione delle operazioni di M&A, che però, e questo possiamo testimoniarlo anche dall'osservatore del nostro studio, stanno ora evidentemente riprendendo vigore. E il tema delle possibili responsabilità per il danno ambientale è un tema che è diventato ineludibile. Non c'è due diligence che abbia un minimo di serietà che non possa soffermarsi anche su questi profili. Poi, e questo credo che lo confermeranno anche i relatori che seguiranno, non è semplice ed è costoso, può essere costoso valutare, mappare in modo accurato il rischio, e una componente di rischio legata alla violazione delle rassicurazioni che il venditore dà in sede di cessione della propria azienda è una componente di rischio probabilmente almeno in parte inevitabile, ed è qui che evidentemente il tema del trasferimento del rischio diventa particolarmente rilevante. Allora, io beneficio dell'assistenza di Chiara nel passaggio delle slides. Devo dire, Chiara, io mi sono impigrito dall'ultima volta che mi avevi gentilmente offerto di farlo tu, e adesso abuso della tua cortesia. Ringrazio quindi Chiara che mi aiuterà nel, come dire, mi esonera dallo scorrere le slides. Siamo alla prima. Ecco, Lo faccio sempre volentieri, lo sai. Lo fai benissimo, sicuramente meglio di me. Ecco, questa è la prima slide sulla quale ho soffermato l'attenzione, e invito anche voi a farlo, perché è un tema particolarmente rilevante. E, come dire, il paradigma chi inquina paga vuole essere in qualche modo rappresentativo di un principio che permea di sé tutta la normativa degli ultimi 20 anni. Vedete, è un principio di origine comunitaria, progressivamente attuato in Italia, con una normativa ormai relativamente recente, ma quando ci si è arrivati si è intervenuti probabilmente già tardi, e sicuramente dopo quanto era accaduto in altri ordinamenti, lo ricordava prima Ombretta, negli Stati Uniti, sebbene con situazioni che restano critiche, molto critiche anche lì, c'è però una percezione già da tempo dell'importanza del tema. Quindi disciplina comunitaria, recepimento all'interno dei singoli paesi. Singoli paesi che sono tenuti, come sapete, a dare attuazione alla disciplina comunitaria in modo rispettoso dei precetti imposti nelle direttive. L'Italia lo ha fatto con qualche incertezza, è intervenuta la Commissione, è intervenuta la Corte di Giustizia. L'assetto normativo è quello che vi ho
riassunto in questa slide. E da ultimo si è arrivati alla responsabilità penale con l'introduzione di nuovi reati ambientali. Vi faccio un ultimo commento legato al caso Ilva, che è un caso troppo complesso e che meriterebbe evidentemente un seminario ad hoc e che allo stesso tempo in questo momento trova come dire, affermazione in una sentenza che comunque è una sentenza di primo grado, per cui c'è una serie di responsabilità che andranno necessariamente accertate e confermate in futuro. Qui si tratta di situazioni antecedenti alla disciplina del 2015. Si è dato un nuovo assetto alla responsabilità penale in relazione ai reati ambientali e si è nuovamente affermato il tema della confisca. L'avrete letto sulle pagine dei giornali, una delle tante derivazioni del caso Ilva è o potrebbe essere la confisca di uno degli altoforni in quanto produttivo del danno all'ambiente. E vedete quindi come l'intervento della magistratura penale possa incidere anche sul regolare funzionamento dell'attività di impresa. Passiamo alla slide successiva. Qui vi ho molto sinteticamente, ovviamente, rappresentato quali possono essere le fonti di responsabilità da danno ambientale. Io, per effetto dello svolgimento della mia attività, causo, produco un danno all'ambiente, ci sono delle conseguenze civili che non possono non esserci, quindi un obbligo di risarcimento per il danno che procuro a terzi o anche a persone. Pensate quando da determinati casi di inquinamento possono sorgere danni fisici arrecati alle persone, ricordate il caso Seveso ad esempio, che non a caso è all'origine poi di una normativa ad hoc particolarmente severa, oppure danni da interruzione di attività. E qui sono le tipiche fattispecie da responsabilità extracontrattuale. Oppure 250-251 sono le responsabilità per lo svolgimento di attività pericolosa, che molto spesso entra in gioco perché un'attività potenzialmente inquinante spesso è anche qualificabile come pericolosa, in quanto probabilmente produttiva di un danno all'ambiente o a terzi, oppure il danno da cose in custodia. Questo è il primo troncone, la responsabilità in sede civile già affermata dal codice civile. A questa si affianca la disciplina speciale, che è quella che vi menzionavo prima, e prima mi sono limitato ad una rapida rassegna, che è quella ritagliata su misura in relazione al danno ambientale. E qui vi ho richiamato gli obblighi di bonifica e ripristino o il risarcimento per equivalente. Il principio è: hai inquinato, paghi, ma che cosa si intende per pagare? Sei tenuto a bonificare e ripristinare, e solo qualora ciò non sia possibile, allora è ammesso il risarcimento per equivalente. Si monetizza il danno, il pregiudizio all'ambiente che hai provocato. Allora, nella slide successiva voglio farvi vedere quali sono le potenziali criticità del principio chi inquina paga. Perché è un principio, come dire, che nella sua sinteticità vuole esprimere efficacemente che cosa succede, però ci sono delle criticità e ci sono delle, come dire, obiezioni che vengono tradizionalmente sollevate. Può essere visto e utilizzato come una licenza per inquinare, puoi pagare, quindi produci il danno all'ambiente, monetizzi la tua responsabilità. Le contromisure sono appunto l'inasprimento delle pene in sede penale, il rischio di confisca e un intervento sempre più incisivo da parte dell'autorità giudiziaria. Il pagamento difficilmente copre tutti i costi legati all'inquinamento ed è per questo che il principio di carattere generale è: tu intervieni e riporti lo stato dei luoghi alla situazione antecedente, bonifichi, solo qualora questo non sia assolutamente possibile. Allora a questo punto scatta il meccanismo del risarcimento. Che regime di responsabilità introduce a carico del soggetto che causa l'inquinamento? Questo è un tema che evidentemente appassiona noi avvocati e può appassionare solo noi avvocati nella sua
nella sua perversione, ma perché evidentemente ha delle ricadute pratiche evidentissime. Se è una responsabilità oggettiva, l'onere probatorio a carico della parte responsabile diventa un onere probatorio gravosissimo, molto difficile da assolvere. Ed è controverso che si tratti di responsabilità oggettiva o meno, ma è certo, e lo vedremo tra breve, che il principio ormai tradizionalmente applicato è se anche non fosse una responsabilità oggettiva, valuto la tua responsabilità su base probabilistica. Se è più probabile che la tua attività abbia determinato il danno, ti ritengo responsabile. Poi l'altro tema, e qui mi riporto al tema che sollevava prima Ombretta Martinelli, come si individua il responsabile, chi è intervenuto, chi è tenuto ad intervenire e cosa accade in particolar modo in caso di acquisizione, di successione nello svolgimento dell'attività imprenditoriale. Allora, passiamo alla slide successiva perché voglio brevemente, io ho omesso di far partire il mio cronometro, ma credo che di aver parlato 5-7 minuti, credo di avere ancora una dozzina di minuti a disposizione che dovrebbero essere sufficienti per rappresentarvi i passaggi fondamentali. Allora, i temi che vi ho sollevato prima, vediamo come vengono applicati, come vengono declinati nella nostra giurisprudenza. Allora, qui il TAR Campania ti dice, con una sentenza molto nota, che è stata ripetutamente commentata, ripetutamente ripresa nella giurisprudenza successiva. È una responsabilità oggettiva? Forse sì, potrebbe essere una responsabilità oggettiva perché è probabilmente quella che più efficacemente tutela l'ambiente. Però questo è un passaggio, rilevante perché nel caso di specie, ad esempio, il TAR ha ritenuto che non fosse stato acclarato con sufficiente rigore il nesso causale, cioè la responsabilità del soggetto che svolgeva attività potenzialmente lesiva per l'ambiente. La natura oggettiva della responsabilità ovviamente non esclude che si debba comunque accertare il nesso causale. Dallo svolgimento dell'attività alla verificazione dell'inquinamento occorre evidentemente nell'ambito di queste valutazioni occorre evidentemente trovare il nesso causale. Passiamo alla slide successiva perché anche questa è una sentenza nota del Consiglio di Stato che fa capire quali sono i rischi del soggetto che subentra. Anche qui. Questo è il filo conduttore del nostro incontro di oggi e su questo mi soffermerò più specificamente nell'ultima parte di questa chiacchierata, ma voglio subito sollevarvi questo tema. Abbiamo detto che c'è un obbligo di ripristino, un obbligo di bonifica, un obbligo di risarcimento. Ma quando si tratta di intervenire d'urgenza per la messa in sicurezza del sito, allora chiunque si trova nella posizione di poter intervenire è tenuto a farlo indipendentemente da un accertamento della responsabilità. E questo ve lo dice chiaramente il Consiglio di Stato. Vi ho sottolineato questi passaggi. La messa in sicurezza del sito risponde ad un'esigenza di carattere generale, di tutela dell'ambiente, di prevenzione, di mitigazione del rischio, di mitigazione del danno. Quindi, non avendo una finalità sanzionatoria o ripristinatoria, prescinde dall'accertamento della responsabilità ed è posta a carico di chiunque sia nelle condizioni di intervenire, che quindi evidentemente interviene, ne sostiene i costi, che poi proverà a ribaltare, che non abbia una copertura assicurativa per questa fattispecie, proverà a ribaltare sul proprio dante causa, sul soggetto responsabile. Andiamo alla slide successiva. Come vedete, io sono esonerato anche dal compito di cliccare sulla tastiera. Questa è una. Mi trovo nell'invidiabile posizione. Qui è il tema del nesso causale che vi ricordavo prima. Non è necessario arrivare all'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del nesso causale
tra l'attività potenzialmente inquinante e il danno all'ambiente. Tenete conto del fatto, e questa era per esempio la vicenda analizzata da Dark Albania, che ci sono delle situazioni di inquinamento diffuso. Pensate a alcune situazioni limite, come il caso del Sarno, del fiume Sarno, che è un caso che sorprendentemente continua ad essere presente nella cronaca, perché da 30 anni è uno dei fiumi più inquinati d'Europa. A un certo punto credo che gli avessero attribuito la palma di fiume più inquinato d'Europa, e che evidentemente è frutto di sversamenti da parte di molteplici attività produttive. Quindi evidentemente può essere complesso accertare il nesso causale, la riconducibilità diretta del singolo specifico inquinamento a quella determinata attività. L'accertamento va fatto, il TAR Campania te lo dice, se anche fosse una responsabilità oggettiva, comunque l'autorità procedente non può prescindere dall'accertamento. Spesso, devo dirvi, questa fase dell'accertamento si presenta carente, magari l'ASL interviene ma fa gli accertamenti in modo sommario, quello è il terreno sul quale il legale può avere qualche spazio di manovra, ma il principio generale ormai invalso, ed è un principio che voi trovate sistematicamente in una quantità notevole di casi e in relazione a varie fattispecie, è il principio più probabile che non. Anche su questo mi soffermo e vi invito a soffermarvi, perché come diceva prima Gabriele Ombretta, alla fine poi ci saranno delle domande che in qualche modo incentrano l'attenzione sui temi che stiamo toccando, e vi invito a farlo adesso. Viene fatto su base probabilistica, quindi più probabile che non, sulla base di indizi. Se è più probabile, e non è necessario raggiungere la certezza assoluta, che ci sia il nesso causale tra una fattispecie e l'attività produttiva, la responsabilità viene affermata. E allora vediamo adesso più specificamente il tema delle responsabilità. Quindi, Chiara, ti chiederei cortesemente di passare alla slide successiva. Vi ho estrapolato un caso che è veramente fortemente rappresentativo del tipo di responsabilità che si possono assumere in caso di acquisizione di una realtà produttiva potenzialmente inquinante, notoriamente inquinante, qualora non venga fatta un'adeguata due diligence, e anche qualora ci sia una due diligence possono esserci dei rischi che si annidano nell'attività che viene trasferita. Qui non mi soffermo sugli aspetti tecnici sui quali si soffermeranno senz'altro i relatori che seguiranno. Mi limito a dire, credo, ma successivamente saranno Alessandro e Mauro a dircelo, che il cromo esavalente era impiegato in modo cospicuo nel settore automotive. Ora probabilmente c'è qualche processo meno inquinante. Questa era una realtà nel mondo dell'automotive. In questa vicenda si parla di danni da cromo esavalente. Qui ripeto, non voglio intervenire su un terreno che non è il mio, ma mi sono limitato a ho estrapolato un passaggio delle motivazioni del TAR, che ovviamente nel fare una valutazione dell'impatto sull'ambiente, dell'impatto inquinante della realtà produttiva che era stata oggetto di trasferimento, si sofferma su quali sono le conseguenze. Chiara, ti chiederei la cortesia di passare alla slide successiva. Viene Claudio, ti seguo, è che purtroppo c'è un ritardo di qualche secondo rispetto a qualche clic io, sì, però ci grave. Sono. Non è grave. Non è grave. Ok. Quindi interviene il servizio ambiente della provincia di Asti, qui evidentemente sono le autorità competenti per l'accertamento. Si invita la società che acquisisce quello stabilimento a procedere alla bonifica dello stabilimento. Vi lascio immaginare i costi, probabilmente Alessandro e Mauro hanno un'idea precisa di quanto possa costare un intervento del genere. Dicono, ai 60 giorni fammi una proposta operativa per la bonifica delle aree contaminate, e
nelle premesse, e questo vedete è veramente indicativo della delicatezza dell'acquisizione, del trasferimento di determinate attività produttive che possono essere notoriamente inquinati, si fa una valutazione della storia del sito e si dice: qui ci sono attività produttive potenzialmente inquinanti che si sono protratte per 100 anni. Chiara, ti chiederei di passare alla slide successiva. Quindi vedete, c'è una lunga analisi di un insieme di attività produttive protrattesi per un arco di tempo estesissimo, e la ricorrente, che è il soggetto che ha acquisito, si difende contrastando evidentemente le richieste pervenute dall'ASL, dicendo: io non ho nessuna responsabilità, non ho mai gestito lo stabilimento industriale, non ho mai avuto nessun legame né fattuale né giuridico con l'area in questione e più in generale con il sito industriale. Non c'ero, non ho mai avuto, quando si dice nessun legame giuridico, evidentemente perché si dice: io non ho mai avuto nessun tipo di controllo, neppure indiretto, sullo svolgimento dell'attività. E poi, altro argomento interessante che rende questa sentenza particolarmente rilevante, che infatti è stata una sentenza ampiamente annotata, la società che subentra, perché ha acquisito, dice: non posso essere subentrata in nessun obbligo, che si riferisce alle precedenti imprese, perché già in capo alla società incorporata non c'era nessun obbligo di bonifica, perché all'epoca non era vigente alcuna norma che imponesse tale obbligo. Cioè, qual è il ragionamento che si fa? Io non solo non posso avere nessun obbligo perché non ho nessuna responsabilità, non c'ero, non avevo nessun controllo, ma se anche fossi succeduto nella posizione di chi mi ha preceduto e quindi gravassero su di me gli obblighi di intervento a carico del soggetto che mi ha preceduto, qua stiamo facendo riferimento ad attività talmente risalente che era addirittura antecedente alla disciplina speciale intervenuta proprio per la tutela degli ambienti. E come vediamo nella slide successiva, ci saranno i soliti 2-3 secondi di suspense per vedere, c'è Chiara che ci tiene in grande in grande suspense, cioè, vediamo. Vi chiedo scusa, ora no, dovrebbe arrivare. Ma scherzi, figurati. Ok. Eccoci. L'argomento viene rigettato tra l'evidente e prevedibile disappunto del ricorrente, che ripeto, ma sul tema credo che i relatori che seguiranno possono darci qualche indicazione molto più precisa, era esposto evidentemente a dei costi estremamente significativi. Cosa ti dice il TAR? Ti dice: nel momento nel quale tu subentri in tutti i rapporti attivi e passivi, le conseguenze si trasferiscono a te. E ti fa il ragionamento sulla possibile come dire, componente elusiva che potrebbe esserci in un'operazione di cessione. Ti dice: se ragionassimo diversamente, e cioè se chi subentra non è esposto a queste conseguenze risarcitorie, non si sostituisce anche sul versante passivo a chi cede, si otterrebbe un agevole espediente per dare a chi ha gestito e ha operato in modo totalmente noncurante del danno all'ambiente di liberarsi degli obblighi di bonifica. E quindi proprio in questo modo tu arriveresti ad una violazione del principio chi inquina paga, perché poi a quel punto diventerebbe impossibile individuare chi è il soggetto tenuto. E poi, altro tema rilevante che nella pratica si verifica con grande frequenza, molto spesso capita che chi cede poi diventa non solvibile, perché si spoglia di qualunque disponibilità dei propri beni e diventa quindi evidentemente difficilmente perseguibile. Quindi chi ha acquisito non sarebbe responsabile, chi cede ed è responsabile non è più solvibile.
è un meccanismo pericoloso che quindi evidentemente sul quale la giurisprudenza interviene. E a questo punto abbiamo, credo, il tempo delle ultime due slide. Perfetto. Allora, se ne parlava prima, io vi ho fatto tutto questo excursus per darvi il sapore dell'evoluzione sotto il profilo normativo e giurisprudenziale della responsabilità per danno ambientale. È un percorso ancora in atto, ma direi che comunque il quadro sotto il profilo giurisprudenziale è piuttosto ben determinato e, per dirla molto sinteticamente e brutalmente, chi acquisisce una realtà che può avere delle potenzialità inquinanti, che può avere in pancia delle responsabilità, può trasferire delle responsabilità per danno ambientale, deve essere particolarmente attento. Come fa a tutelarsi? Allora, lo fa innanzitutto sul piano contrattuale, chiedendo che il soggetto che cede, che vende, garantisca determinate cose. E in particolar modo garantisca che non ci sono questo tipo, che non ci sono rischi legati alla precedente gestione. E quella è una zona potenzialmente critica, che spesso si rivela critica, e sulla quale effettivamente in una certa misura possono intervenire strumenti assicurativi e di trasferimento del rischio. Quindi si parla, come sapete, credo tutti, di wraps and warranties. Chi vende ti garantisce che il bene che cede è immune e esente da rischi, oppure se ci sono dei rischi te li rappresenta. E andiamo alla slide successiva, che è l'ultima, perché poi dopo ci sono alcuni esempi di clausole di warranties and indemnities contenute negli SPA, cioè i Sale and Purchase Agreement, gli atti con i quali sostanzialmente un'attività viene trasferita ad altri. Vedrete, se avrete voglia di vedere il materiale, di vedere le slide, vedrete che queste sono clausole estremamente dettagliate, estremamente strutturate, perché si cerca di intercettare qualunque possibile rischio ambientale che viene trasferito. Qui voglio invece, e questo è l'ultimo punto sul quale mi soffermo con voi, voglio invece farvi vedere quali sono gli strumenti. Ce n'è una gamma, molto spesso sono utilizzati congiuntamente, e evidentemente la copertura assicurativa ha il suo pieno rilievo. Io posso comprare, ma una parte del prezzo viene, e tendenzialmente quello che accade, viene mantenuto in escrow, è un deposito con determinate cautele che serve proprio a coprire l'eventualità che successivamente, in un periodo che può essere più o meno esteso, si verifichino delle situazioni che espongono chi compra ad una responsabilità, oppure meccanismi di earn out. Chiara, ti chiederei di passare alla slide, di ritornare alla slide precedente. Questa era la slide che vi dicevo con l'esempio, ecco, perfetto. Meccanismi di earnout. Io ti pago, ma ti pago in relazione all'andamento, in relazione alla, diciamo, alla marginalità, ai ricavi che la realtà che mi cedi conseguirà negli anni successivi. Quindi sostanzialmente ti pago un pezzo ora e un pezzo dopo. Sul pezzo che ti pago dopo posso eventualmente intervenire per tutelarmi, quindi sono chiamato a sostenere dei costi di bonifica, li ricavo trattenendoli dall'earnout, oppure una garanzia bancaria o una fideiussione, costose e non sempre facili da ottenere, clausole di price adjustment, ti ho pagato ma ho diritto a ottenere una riduzione del prezzo, quindi mi ridai un pezzo del prezzo oppure lo rinegoziamo, e infine una polizza assicurativa. E qui lo diceva bene Ombretta, possono esserci delle polizze sul versante venditore o sul versante compratore, ed è chiaro che sono un elemento di forte rassicurazione. Io lo vedo insomma, in studio spesso collaboro con chi quotidianamente opera
nel mondo M&A e ho visto che ormai queste dinamiche sono piuttosto diffuse. È chiaro che se c'è un insieme di strumenti che proteggono il compratore in relazione ad una serie di rischi e quello del danno ambientale è diventato assolutamente onnipresente e in questo pacchetto è inclusa una copertura assicurativa, è tutto infinitamente più semplice. Perché è evidente che nel meccanismo complessivo di trasferimento del rischio, questo può essere uno strumento particolarmente importante. Commento finale che lascia spazio idealmente a chi mi seguirà. Sarà interessante vedere in concreto di che cosa ho parlato, quindi vedere come in concreto possono effettivamente verificarsi dei danni latenti che si manifestano nella loro virulenza in un momento successivo e quale può essere il costo. E qui credo che Alessandro, Mauro sanno sicuramente molto meglio di me dirvi qual è il costo di intervento di ripristino, di bonifica o di risarcimento, se ripristino e bonifica non sono possibili. Ho finito. Grazie mille, Chiara, come al solito. Grazie a te Claudio. Grazie Adesso magari mentre Alessandro Battaglia prepara la sua presentazione, Claudio, ti faccio subito una domanda che è arrivata ancora in tema giuridico. In caso di reati ambientali, sono applicabili anche le sanzioni di cui al decreto legislativo 231? E se sì, quali sanzioni sono applicabili? Allora, sì, di regola scendiamo su un terreno che compete più specificamente ai penalisti, sui quali sono riluttante a scendere, anche perché abbiamo un gruppetto di penalisti agguerritissimi in studio che ogni volta che si parla di 231 immediatamente dice lasciate fare a me, non è terreno vostro. Mi limito a dare una risposta, quindi brevissima, ma volutamente circospetta. Sì, il tema è un tema ormai ricorrente. Il caso Ilva, che ripeto, è un caso relativamente rappresentativo nella sua enormità, perché tra l'altro è evidente che chiunque subentrasse in una realtà come quella dell'Ilva saprebbe perfettamente che si espone, salvo appunto l'adozione di strumenti di autotutela fortissimi, si espone a dei rischi evidentissimi di danno ambientale. Ma il caso Ilva è un caso assolutamente rappresentativo. Non c'è fattispecie che non sia coinvolta dal 231 ai reati ambientali, ma poi lì si parla di disastro ambientale, cioè c'è una fattispecie estremamente grave. Vi rispondo così, ormai è un intreccio sistematico di profili di responsabilità, di tipo amministrativo, di tipo penale, di tipo sanzionatorio per la società che non, e per gli organi societari che non sono intervenuti nel prevenire determinate fattispecie e questo evidentemente è un ulteriore elemento di sensibilizzazione. Grazie Claudio, lascerei quindi allora la parola all'ingegner Battaglia. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Battaglia, sono un partner della ERM Italia. La ERM è una società di consulenza di ingegneria internazionale, abbiamo uffici un po' in tutto il mondo, e in particolare abbiamo un ufficio in Italia, si occupa di consulenza, diciamo, un pochino a 360 gradi sulla parte ambientale. In particolare io sono responsabile, uno dei responsabili dei servizi M&A, cioè Mergers and Acquisition, per la nostra azienda qui in Italia. Io utilizzerò questi pochi minuti che mi sono dati, che ho a disposizione, per darvi una serie di nozioni di base sulle due diligence ambientali. Ovviamente sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda, per qualsiasi approfondimento, potete contattarmi all'atere, e credo che l'organizzazione metta a disposizione la presentazione. Le slide che presenterò, perciò alcune cose penso di non entrare in dettaglio per, diciamo, per rispetto delle tempistiche a noi assegnate.
però potete fare riferimento sicuramente a quanto c'è scritto sulle mie slides. Allora, la prima cosa è: cos'è una due diligence? Due diligence vuol dire diligenza dovuta, è un'operazione per approfondire una serie di aspetti che possono avere un effetto su un deal, cioè su una transazione. In gergo si chiamano deal, cioè nel gergo M&A. Ovviamente la due diligence può essere fatta sia rispetto agli aspetti ambientali, che è quell'oggetto della presentazione di oggi, ma ci sono anche altri aspetti che vanno investigati, per esempio l'aspetto finanziario, legale, fiscale, eccetera. In sostanza, l'obiettivo di una due diligence è di valutare i rischi associati a una transazione, per valutare anche la profittabilità di questa operazione, in modo da avere un'idea precisa o abbastanza precisa, per quanto sia possibile, di possibili rischi associati, in particolare stiamo parlando di rischi alle condizioni ambientali del suolo e sottosuolo di un sito. In genere una due diligence ambientale viene fatta in due fasi, spesso viene fatta soltanto una fase, una fase 1, cioè una fase 1 è una fase documentale e non si basa su attività intrusive, cioè di campionamento di terreni e di acque di falda, ma si basa sostanzialmente su una verifica documentale della documentazione messa a disposizione dal target, cioè dall'oggetto, dal sito o dall'azienda oggetto di acquisizione, e su una visita in sito per valutare de visu proprio, diciamo, delle particolari problematiche che si rendono evidenti, diciamo, con una site visit. Perciò vi parlerò prima di quanto si fa in una fase 1 e poi accennerò brevemente diciamo, al concetto di fase 2, che è una fase un pochino più avanzata di due diligence, e vi darò un po' di esempi, qualche esempio, qualche caso studio di due diligence che la nostra azienda ha fatto in anni recenti. Allora, gli obiettivi sono di identificare e quantificare una serie di rischi ambientali. Il primo rischio ambientale è quello dovuto alla localizzazione del sito. Per esempio, se il sito è localizzato in un'area, diciamo, in un'area, per esempio, un sito di interesse nazionale, un'area in cui c'è una contaminazione di fondo che insiste sul sito, chiaramente vi sono dei rischi dovuti possibilmente alla esposizione dei lavoratori a contaminazioni presenti, non dovute alle attività condotte sul sito, ma in generale alla presenza del sito su un'area contaminata, e questo va sicuramente tenuto conto. Inoltre bisogna valutare se ci sono rischi ambientali e possibili passività ambientali relative alle attività pregresse, per esempio contaminazione del suolo, fonte di contaminazione, per esempio sversamenti, perdita di serbatoi, eccetera, presenza di rifiuti, scarico di acque reflue, emissioni di sostanze inquinate in atmosfera. Questo, per esempio, tornando all'ILVA, l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera è il problema principale che sta gestendo adesso, che il governo adesso dovrà gestire con la situazione ILVA. In sostanza, quello che viene fatto è di valutare, sulla base di tutte le informazioni messe a disposizione, se ci sono delle passività ambientali, quali sono e quanto valgono sostanzialmente. Se passiamo alla seconda slide. Poi possiamo avanzare? Io vedo sempre la stessa. Dovrebbe vedersi già quella con gli obiettivi della fase 1, okay, della due diligence. Perfetto, grazie mille. Allora, perché è opportuno fare una due diligence? Praticamente perché il nostro obiettivo è di quantificare
potenziali rischi in una transazione e come gestirli. Sostanzialmente ti permette di identificare attività per gestire i rischi. Questo è, diciamo, è anche di quantificarli. Per esempio, i rischi possono essere gestiti tecnicamente mediante azioni di bonifiche, mediante clausole specifiche nell'SPA, oppure per mezzo di soluzioni assicurative, come vedremo. Se possiamo andare alla prossima slide. In Italia, in Europa in realtà, non ci sono standard di riferimento per fare una due diligence. In genere, veramente lento. Io vedo ancora la slide precedente. Sì, c'è qualche problema di connessione, forse ora la vede, eventualmente sì, vediamo se riusciamo a risolverle. Le do la possibilità di condividere lei lo schermo, così forse riusciamo. No, vabbè, adesso perdiamo troppo tempo. Non esistono standard di riferimento a livello europeo. Diciamo, esistono dei template, eccetera, in genere vengono, però non esiste uno standard per preparare una due diligence. In alcuni casi si può fare riferimento allo standard ASTM. Questo è uno standard americano, ma è focalizzato soprattutto su transazioni real estate. Non è molto adatto, la mia opinione è che non sia molto adatto per transazioni che involgono, per esempio, impianti industriali o altri tipi di impianti. Soprattutto è stato creato per transazioni che involgono real estate. Infatti è focalizzato molto su suolo e sottosuolo e raramente viene utilizzato in Italia. I nostri clienti raramente chiedono a noi come consulente di fare una due diligence utilizzando questo standard. Ogni tanto dei clienti americani che conoscono soltanto questo standard sono più comfortable, sono più a loro agio con questo tipo di approccio, ma in realtà la mia opinione è che questo non sia uno standard da utilizzare spesso per la maggioranza delle transazioni su cui noi lavoriamo, che hanno a che fare con realtà industriali, impianti, fabbriche, anche magazzini, eccetera. Possiamo andare alla prossima slide. Diciamo, la due diligence fase 1 è una diciamo un'indagine oggettiva. Noi raccogliamo in informazioni mettendo insieme tutta una serie di dati sia diciamo disponibili pubblicamente, per esempio sul sito web delle varie amministrazioni, informazioni geolocalizzate sul sito, eccetera, Google Earth, Google Maps, eccetera, sia ottenendo documentazioni sui permessi, sull'AIA, sull'AWA, sui permessi allo scarico, eccetera, che ci vengono forniti dal sito, e sia mediante una site visit, cioè una visita per valutare in particolare se ci sono delle problematiche che vengono fuori in maniera chiara visitando il sito. Per esempio, cosa può venire fuori? Che se per esempio se c'è uno spill, se noi vediamo che un'area è particolarmente sporca con sversamenti di idrocarburi, solventi colorati, chiaramente sarà un elemento assolutamente da inserire in una due diligence che può essere soltanto apprezzato essendo sul posto. L'esodo viene esposto in una relazione che identifica i rischi, le possibili implicazioni, le attività correttive e una stima dei costi. Una cosa che ci tengo a mettere in rilievo, in risalto qui, è che la lingua è quasi esclusivamente l'inglese. Quasi tutte le due diligence vengono fatte in inglese. Questo perché? Perché poi sono diciamo, quasi tutti, almeno
diciamo, i deal in cui noi siamo coinvolti coinvolgono interlocutori internazionali. La lingua franca è l'inglese. Allora, quando noi facciamo la diligence andiamo a vedere vari aspetti, una serie di aspetti ambientali. C'è una lista qui, non mi soffermo sui dettagli, se siete interessati potete appunto fare riferimento a queste slide. In particolare l'aspetto che, diciamo, che è più rilevante alla discussione di oggi è l'aspetto di contaminazione di suolo e acque sotterranee, che è un pochino l'oggetto di questo convegno. In questo caso noi, diciamo, il nostro obiettivo è di valutare se sulla base delle evidenze a disposizione c'è la possibilità o la probabilità di trovare un inquinamento non noto, ovviamente, delle acque e dei terreni, e se sì, valutare quanto vale la bonifica sostanzialmente. E infatti la stima, se passiamo alla prossima slide, la stima delle passività ambientali è un elemento estremamente importante di una due diligence. In genere sviluppiamo due scenari: most likely case, cioè un caso più probabile, e un reasonable worst case, cioè un caso che noi, diciamo, un caso, una situazione che noi riteniamo possibile ma abbastanza improbabile. Diciamo, questo è un pochino, cioè, nella stima delle passività appunto vengono sviluppati degli scenari, cioè si dice, secondo me lo scenario più probabile rispetto a questa contaminazione trovata in questo sito è che, per esempio, venga scavato, portato via, il costo è 1 milione di euro. Oppure uno scenario più improbabile, ma ragionevolmente possibile, è che la contaminazione che io trovo nei terreni abbia anche contaminato le acque. Questo è appunto un esempio. Perciò non solo ho il costo della bonifica del terreno, ma anche il costo molto maggiore della bonifica delle acque. Perciò ho sviluppato due scenari, ho due costi associati e questi mi danno una forchetta di costi in cui ragionevolmente è possibile stimare la passibilità, esista una passibilità, una passività ambientale che sul sito all'interno di questa forchetta di costi. Un altro approccio, se andiamo alla prossima slide, un pochino più sofisticato e che forse è anche più utile quando, diciamo, in un contesto assicurativo, è di fare un'analisi probabilistica, un'analisi stocastica. Cioè, invece che sviluppare due scenari, ne sviluppiamo, diciamo, cerchiamo di quantificare l'incertezza associata a una serie di parametri relativi alle condizioni trovate sul sito, utilizzando un approccio probabilistico. Quello che viene fuori è una curva di probabilità in cui ad ogni costo all'interno di un range viene associata una probabilità. Per esempio, io posso dirti che secondo me c'è una probabilità del 90% che il costo sarà migliore di 1 milione, ma c'è una probabilità soltanto del 25% che sia minore di 300.000 euro. Perciò io posso, posso quantificare il livello di rischio associato a ogni valore di costo. Questo può essere utile e alcuni clienti ce lo chiedono per avere un'idea quantitativa del rischio associato alle passività ambientali che insistono su un sito. Se andiamo nella prossima slide. Comunque, diciamo, in genere un'analisi stocastica viene richiesta dai nostri clienti più sofisticati per siti estremamente complessi o portfolio di siti abbastanza complessi, dove la forbice fra il caso più probabile e il caso ragionevolmente peggiore è abbastanza ampia. Questo tipo di analisi viene anche utilizzata, può essere anche utilizzata in maniera abbastanza utile per negoziare, diciamo,
alla fine accordarsi su una stima affinché le due parti si accordino su una stima ragionevole delle passività ambientali. Questa analisi viene fatta tipicamente come output di una fase 1. L'ultima parte della mia presentazione si rivolge al concetto di fase 2, a indagini dirette. Allora, la fase 2 ovviamente è molto più costosa, una fase 2 di una fase 1. Una fase 2 include la perforazione di sondaggi nel terreno, le installazioni di piezometri di monitoraggio per monitorare la qualità delle acque di falda e altre attività, campionamenti di terreni, di acque, eccetera. Quando è che si fa una fase 2? Per esempio, se io ho un magazzino che prima è utilizzato adesso come magazzino, prima era un sito pulito, in cui l'unico utilizzo di questo sito è stato da magazzino, molto probabilmente non andrò a raccomandare una fase 2. Ma se ci sono alcune condizioni che suggeriscono la possibilità che il sito sia effettivamente impattato, anche se non in maniera evidente al giorno d'oggi, in questo caso in genere viene raccomandata. Per esempio, lo diceva Claudio prima, se il sito è operativo da molti anni, alcuni siti operano da 100 anni in Italia e più. Okay? In passato l'attenzione alle problematiche ambientali, i presidi ambientali erano molto minori di adesso e tipicamente un sito che magari era una raffineria per 50 anni e adesso è diventato un bel magazzino pulito oppure ci hanno costruito un centro commerciale sopra, è possibile, è ragionevole pensare che ci siano delle problematiche. Sicuramente in questo caso noi andremo a raccomandare una fase 2. Questo è un tipico caso. Se poi nell'audit, durante la fase 1, abbiamo identificato una serie di elementi di rischio, per esempio ci sono vecchi serbatoi interrati, tipicamente contengono o idrocarburi tipo diesel, benzina, cioè, oppure solventi clorurati, magari molto vecchi, non a doppia parete, eccetera, noi tipicamente raccomandiamo, suggeriamo di fare una fessura al nostro cliente. L'altra ragione è che se il cliente vuole avere una stima abbastanza precisa delle passività, chiaramente avere dei dati reali ti permette di stimare le passività in maniera molto più precisa, accurata di quanto possa fare quanto possa essere fatto in una fase 1. Ci tengo a notare che alcuni clienti come Policy fanno una fase 2, cioè fanno delle attività intrusive sul sito per tutte le loro acquisizioni. Questo è particolarmente dei clienti americani e giapponesi, sono molto, molto risk averse, vogliono minimizzare il rischio associato a tutte le loro transazioni. Dico due parole sulle possibili protezioni contrattuali, da attuarsi a valle di una due diligence. In questo ovviamente lo strumento, come diceva Claudio prima, lo strumento assicurativo può avere un ruolo importante. Prima un po' di terminologia, si parla di Sale and Purchase Agreement, SPA, come diceva giustamente Claudio, è l'accordo di compravendita, sostanzialmente è un contratto tra le parti, che ovviamente è oggetto di negoziazione e le risultanze di una due diligence hanno chiaramente un effetto, vanno prese in conto nella negoziazione dell'SPA. Adesso, se andiamo alla prossima slide, abbiamo poco tempo, non voglio entrare in questi dettagli. Comunque, voglio soltanto portare, se andiamo ancora alla prossima slide, voglio soltanto portare alla vostra attenzione che le soluzioni assicurative possono avere un ruolo importante nella negoziazione di un accordo di compravendita.
oltre atti come un escrow, giustamente, cioè ci sono vari strumenti per gestire il rischio che emerge da una fase 1 barra fase 2. Sicuramente le soluzioni assicurative sono uno di questi elementi. Adesso, se passiamo alle prossime slide, volevo farvi un paio di casi di studio, un paio di esempi di casi di studio. Sono casi reali di due diligence che ho gestito io per dei clienti internazionali. E, per darvi un'idea di quali sono tipicamente le risultanze di una fase 1 e di una fase 2. Per esempio, questo caso di studio è un sito in Lombardia, un impianto chimico. Abbiamo fatto una serie di riscontri, come descritto in questi bullets. Abbiamo trovato che c'erano già state caratterizzazioni che avevano evidenziato eccedenze dei limiti di legge nelle acque sotterranee. Abbiamo trovato contaminazione quando stavano rifacendo delle tubazioni, sono stati sotterrati rifiuti chimici, eccetera. Cioè, sono tutta una serie di evidenze che ci hanno portato a dire che era molto probabile che in questo sito insistessero delle importanti passività ambientali. Tutta una serie di indizi. Ovviamente non abbiamo abbastanza elementi per stimare questa passività. Chiaramente questo è un elemento estremamente importante, perché diciamo la stima del valore di queste possibili passività è un elemento importante di diligence. E in questo caso, infatti, abbiamo suggerito di fare una fase 2, cioè andare effettivamente a prendere dei campioni di terreno e delle acque per verificare la situazione ambientale nel sottosuolo e poi per metterci in posizione di avere una stima più accurata delle passività. Un altro caso di studio è una fase 2 che abbiamo fatto, questo in Lombardia, una produzione, un impianto per la produzione di impianti di refrigerazione industriale. Questo questo è un piccolo impianto, non è, ecco, noi abbiamo fatto una fase 1 anche in Ilva, la nostra azienda. Ovviamente è molto diverso questo sito da una situazione industriale come l'Ilva, che diceva prima Claudio. Questo però è un cliente multinazionale basato negli Stati Uniti. Noi non avevamo individuato particolari criticità dal punto di vista ambientale durante la fase 1, però in questo caso il cliente come policy ha di fare una fase 2, cioè di andare a prendere campioni in tutte le loro transazioni, e perciò ci hanno chiesto di fare una fase 2. Abbiamo, ecco, questo, diciamo, se voi vedete questa slide, vedete che in questo caso abbiamo installato 5 MW sta per monitoring well, 5 piezometri per valutare la qualità delle acque di falda, e diciamo nel perforare questi 5 piezometri abbiamo anche raccolto campioni di terreno, sia superficiale che profondo. In particolare abbiamo preso 5 campioni di acqua, uno per piezometro, e 10 campioni di terreno, 2 per piezometro. Questo, per un sito di questo tipo, questa è una tipica fase 2. Cioè, in genere, una fase di questo tipo vale tipo circa 50.000 euro, dai 30 a 50.000 euro, e è più o meno, su un sito di questo tipo, questa è una tipica fase 1. Se andiamo alla prossima slide. La prossima slide, quali sono stati i risultati di questo tipo? Non abbiamo trovato alcuna contaminazione nel terreno, cioè non abbiamo trovato evidenze che il sito abbia contaminato i terreni, però abbiamo trovato degli impatti nelle acque di falda.
dovute possibilmente alla, diciamo, associate a sostanze che erano state utilizzate nel sito. Per esempio, in questo caso, solventi clorurati. Perciò, diciamo, esiste una possibile passività associata alle acque di falda. Qual era la nostra conclusione? Diciamo, visto che il sito in questo caso era in una zona della Lombardia che è nota essere inquinata, in cui la falda è notoriamente inquinata, per esempio la zona intorno a Milano lo è, si sa che la falda superficiale, cioè l'acqua di falda superficiale nella parte A, nella sua parte più alta, intorno alla zona di Milano, è contaminata in generale con solventi clorurati, con valori eccedenti le CSC, cioè i valori limite che definiscono un sito come potenzialmente contaminato. Perciò, come nostro most likely case, in questo caso abbiamo considerato che è molto probabile che l'ARPA, cioè l'ente di controllo, effettivamente concordi con noi che questo sia un fatto dovuto, diciamo, una condizione dovuta a valore di fondo. E perciò abbiamo stimato una passività di soltanto 50.000 euro, possibilmente dovuto una tipica prescrizione degli enti di continuare a monitorare una situazione di questo tipo. Però in questo caso la passività, secondo noi, era molto meno, era abbastanza limitata. Invece un reasonable worst case, abbiamo considerato che potrebbe essere possibile che gli enti non siano d'accordo con questa conclusione, che perciò richiedano di fare una serie di attività di bonifica che valevano, abbiamo stimato, possano valere circa 300.000 euro. Perciò in questo caso abbiamo dato una forchetta da 50 a 300.000 per la passività ambientale. Chiaramente questo rispetto al valore di una transazione di questo tipo, che vale, non so, potrebbe valere qualche milione di euro, questa è una forchetta abbastanza stretta che permette al cliente di avere una certa confidenza che, diciamo, che le passività ambientali siano limitate a un importo abbastanza ragionevole. Perciò, ingegner Battaglia, se posso la interrompo, che magari passo la parola a Mauro per concludere un po' tutto il percorso, se poi avanza del tempo. Va bene, grazie. Mauro, a te la parola. Mauro è in muto. Ecco, mi sentite? Perfetto, ok. Ora dovresti avere anche la possibilità di condividere lo schermo, Mauro, quindi attendiamo. Vedete lo schermo? Sì, non ancora? Sì. Ok, io no, problema mio. Prego. Lo vedete? Sì? Perfetto. Allora, abbiamo visto da queste due presentazioni degli aspetti molto molto interessanti relativi sostanzialmente ad una tematica, come abbiamo detto, calda e nello stesso tempo estremamente di attualità, soprattutto dalle ultime vicende del caso Ilva, ma potremmo anche considerare altre situazioni che sono avvenute in passato. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto due tematiche. Abbiamo visto il tema della responsabilità nella prima presentazione di Claudio, in cui c'è un assetto normativo alla base di un'accurata gestione delle transazioni immobiliari, includendo anche i siti industriali, in cui la fa da padrone molto il tema chiaramente del chi inquina paga. E quindi diventano molto importanti gli accordi contrattuali, le representation and warranties, che servono un po' a disinnescare alcune criticità, così come le adeguate e customizzate, direi, coperture assicurative sia sul versante buyer sia sul versante dei seller in queste transazioni, che possono rappresentare un elemento di svolta per poter, diciamo, portare anche in Italia una maggiore rappresentatività anche dal punto di vista delle coperture assicurative, quindi andare molto più
in questo tema. Poi abbiamo visto la due diligence ambientale, che ci interessa particolarmente, soprattutto a noi ingegneri, a supporto della sottoscrizione, perché è un'analisi tecnica necessaria e opportuna per la determinazione di quelle che sono le passività ambientali, quindi le criticità. Ora, rispetto al classico processo di risk engineering, che immagino ovviamente tutti conosciamo, no? Dove partendo da una valutazione delle informazioni per un'analisi di rischi, passando poi all'attribuzione di risk rating attraverso valutazioni che noi facciamo di severità e di vulnerabilità di un singolo sito o di un portafoglio di siti, fino ad arrivare al processo di risk mitigation, quindi di sostanzialmente di raccomandazioni che servono a identificare le opportunità di miglioramento. Bene, quest'ultima parte in realtà noi la dobbiamo escludere, non ci deve interessare, perché noi nell'analisi di rischio eseguiamo questo percorso, no? Partendo dagli aspetti legali, gli aspetti tecnici della due diligence, agli aspetti di risk engineering, la mitigazione non interessa a supporto della sottoscrizione, ma interessa invece andare a rappresentare le criticità dei rischi potenzialmente ambientali che possono andare a compromettere, a minare una transazione o andare a creare un problema quando poi viene svolto, diciamo, una copertura assicurativa in cui non vengono descritte in maniera dettagliata alcune esclusioni. I rischi ambientali, il supporto, diciamo, dell'ingegneria nella fase di acquisizione e fusione immobiliari, e quindi a seconda delle destinazioni d'uso, di siti industriali, di aree commerciali, anche i cambi delle destinazioni d'uso stessi, si concretizza attraverso la raccolta di una pluralità di informazioni intrinseche della proprietà e del contesto circostante, che abbiamo potuto vedere nelle slide di Alessandro Battaglia. I rischi ambientali, tra l'altro, sono un aspetto fondamentale per concludere positivamente un qualsiasi processo di acquisizione e fusione. In questa slide io vi ho rappresentato quella che è la catena del valore, è stata già accennata prima, no? Cioè, quando si va a effettuare una transazione tra due soggetti, un buyer e un seller, cosa viene visto prima? Cioè, prima si fa uno scouting, no? Quindi una fase che precede tutto il resto attraverso l'identificazione del patrimonio immobiliare da acquisire. Poi si entra nell'aspetto tecnico delle due diligence, ce ne sono diverse, dalle due diligence tecniche, come gli aspetti catastali, gli aspetti ambientali, alle due diligence legali finanziarie. Il risk assessment è quell'elemento che si posiziona esattamente in questo step, poi. Cioè, noi dobbiamo raccogliere queste informazioni, non entriamo nel merito degli aspetti legali finanziari, ma entriamo molto nel merito degli aspetti tecnici e ambientali, in modo tale poi da rappresentare alla sottoscrizione l'opportunità o meno di investire in termini assicurativi su una transazione. Poi seguiranno le fasi di business planning, di financial structure, di deal, fino alla chiusura delle operazioni. Ma il risk assessment rappresenta un elemento che chiaramente può, diciamo, alla fine della valutazione andare a far pendere la bilancia verso la possibilità di offrire una copertura assicurativa oppure non coprire assicurativamente perché non ne vale la pena, perché i rischi sono troppo elevati. Dal punto di vista del risk engineering ci interessa questo tipo di analisi di risk assessment che facciamo, può essere un multi-risk assessment, normalmente è un multi-risk assessment strutturato, no? E cosa utilizziamo? Utilizziamo degli strumenti per la raccolta delle informazioni, tra cui la necessità della presenza delle due diligence nel caso ambientale, molto importante, e l'utilizzo di tool che permettano a noi di andare a derivare i valori di severità e di vulnerabilità e di fare un benchmark rappresentativo.
un benchmark rappresentativo se ci sono sostanzialmente anche un portafoglio di siti oggetto di transazione. Se si tratta di una singola unità immobiliare, che è uno dei target obiettivo che si possono, diciamo, analizzare, in questo caso noi non andremo a effettuare il benchmark. Però tra gli approcci multi-risk che vediamo, cioè l'analisi del rischio property, quindi della proprietà, quindi dei beni, macchinari, aspetti di rischio incendio che ci possono interessare, la natural hazard, tra gli aspetti di rischio terremoto, rischio flood o eventi atmosferici che possono avere un impatto significativo poi nel generare una loss expectancy, e i rischi ambientali. I rischi ambientali, che sono chiaramente dei rischi molto importanti, non sempre rappresentano il primo pensiero delle parti in gioco, dei buyer e dei seller, ma rappresentano un punto fondamentale perché, come ho detto prima, proprio perché ci interessa andare a valutare le criticità e identificare le passività ambientali, e questo è un elemento molto importante per la sottoscrizione, le criticità, le passività ambientali potrebbero essere così significativamente rilevanti e insostenibili, tanto da impedire l'esecuzione di un'adeguata copertura assicurativa, o tanto da non poterci esporre, diciamo, al rischio. Quindi l'attività nostra come ingegneria è un'attività che può essere espressa attraverso un'attività di supporto alla sottoscrizione, al fine di poter quotare nel migliore dei modi il rischio in ambito di merger and acquisition, sia per un singolo sito come target obiettivo, sia per un portafoglio. Oppure potremmo fare anche un'attività di multi-risk assessment per il cliente, propedeutica all'attività poi di copertura assicurativa. Quali sono le domande che noi ci dobbiamo porre, ci poniamo normalmente come ingegneri, quando dobbiamo andare a valutare le documentazioni e le informazioni che ci arrivano per poter poi dare un supporto concreto, adeguato ai nostri sottoscrittori, ad ombretta per esempio? Anzitutto, l'uso industriale ha delle comprovate conseguenze o si ripercuote potenzialmente con impatti negativi sull'ambiente, quindi ci sono sostanzialmente degli impatti sulla popolazione residente circostante, degli impatti sul suolo, degli impatti sulle acque superficiali, e quindi l'occupancy è un aspetto molto importante, gli effetti di responsabilità ambientale e di third party liability. Poi, se ci sono degli inquinanti che rappresentano o potrebbero rappresentare un pericolo per l'ambiente, quindi che tipi di contaminazioni ambientali ci possono essere. Ci sono dei rischi in una particolare zona geografica, quindi l'assetto, la valutazione delle esposizioni naturali, quindi se un sito che è oggetto di transazione si trova in un'area a rischio terremoto, oppure a rischio inondazione, o soggetto a eventi atmosferici eccezionali, e oppure se si trova vicino a delle aree naturali e protette. Ovviamente queste sono delle informazioni molto importanti. E le strutture, se sono sovraccariche di sostanze inquinanti, quindi c'è asbesto, la modalità con cui i rifiuti, soprattutto i rifiuti pericolosi, vengono gestiti, le caratteristiche delle sostanze inquinanti presenti, potenzialmente presenti, quindi l'analisi delle schede dati di sicurezza, delle SDS, e in che modo queste vengono stoccate. Queste sono un set di informazioni che sono fondamentali. E allora, per concludere, la nostra valutazione dei rischi ambientali può essere indirizzata verso un'analisi del singolo sito o un'analisi del portafoglio. Allora, se valutiamo un'analisi sul singolo sito, o abbiamo a disposizione questo set di informazioni qua, partendo chiaramente dalla due diligence ambientale, che, come abbiamo visto nella presentazione di Alessandro, è un must, dovrebbe essere un must di fatto, in transazioni industriali soprattutto, di siti industriali, andare a ripercorrere la descrizione del sito, l'occupancy storica anche, quindi sostanzialmente capire se questo sito che è oggetto di transazione è nato da un greenfield,
oppure precedentemente ha subito, diciamo, diversi passaggi di o di destinazione d'uso, oppure all'interno di una destinazione d'uso comune, industriale, ha subito diverse modifiche in termini di processi. Questo è un aspetto molto importante. Così come venivano gestite le acque reflue, i rifiuti, la presenza di materiali contenenti amianto, sostanze lesive dell'ozono, la presenza di radon. Tutte queste informazioni noi le raccogliamo, le analizziamo e le processiamo attraverso una scheda riassunto di sito in cui andiamo a identificare il valore di vulnerabilità e di severità, attribuiamo un rescoring ambientale, facciamo anche noi una stima dell'esposizione tenendo conto delle due diligence se ci sono, se non ci sono le due diligence daremo un MPL, cioè un maximum possible loss scenario di rappresentazione alla sottoscrizione e infine una stima delle perdite attese. Se mancano queste informazioni, cosa molto probabile perché 9 casi su 10 la due diligence ambientale non c'è e Alessandro lo potrà chiaramente confermare in Italia, mentre all'estero queste attività, soprattutto nei paesi anglosassoni, è di fatto segue un processo molto logico, nel senso che viene fatta la due diligence prima che si possa procedere ad una transazione. Allora tocca all'ingegnere andare in campo e raccogliere quelle informazioni che permettano quantomeno di fare una valutazione diretta dell'area, del sito, una valutazione della potenziale esposizione, quindi sostanzialmente uno scenario che può essere di contaminazione cronica o di contaminazione acuta, e una valutazione delle perdite attese che ci possono essere. Questi aspetti rappresentano gli elementi che poi il sottoscrittore dovrà tenere conto quando andrà a definire e a customizzare la copertura assicurativa. Se invece si tratta di un portafoglio di siti, il set di dati precedenti che abbiamo visto valido per un singolo sito è altrettanto valido per un portafoglio di siti, o possiamo utilizzare anche la raccolta delle informazioni attraverso una checklist opportuna. Utilizziamo in questo caso il nostro tool di rescanning, che ha una checklist dedicata per merger and acquisition e che ci consente sostanzialmente, raccolte quelle informazioni critiche e cruciali, di andare a rappresentare all'interno di una mappa di rischio, vulnerabilità, esposizione, se ci sono le due diligence che ci permettono di identificare le passività negative, oppure di severità in caratteristica del sito, se non ci sono le quantificazioni economiche, perché non c'è la due diligence, potremo comunque rappresentare i rischi e identificare quali siti sono più esposti e su quali siti conviene magari effettuare l'esclusione della copertura assicurativa. Andare a identificare una serie di KPI importanti, perché è interessante anche l'identificazione di KPI, e conoscere l'occupancy, perché per esempio Claudio Perella prima parlava del cromo isovalente, effettivamente sì, storicamente le attività di spray booth all'interno delle carrozzerie, delle automotive, utilizzavano il cromo isovalente come componente attivo delle verniciature. Fortunatamente, grazie al regolamento REACH e alla CLP, alla Classification Labeling Package, il 1278 mi pare che sia la normativa, sono sostanzialmente dei regolamenti che hanno permesso di identificare le criticità dei singoli componenti di una miscela e quindi di andare a escludere questi aspetti all'interno del processo tecnologico, cosa che noi come risk engineering abbiamo fatto per esempio su alcune attività con automotive, andando a stressare questi aspetti di criticità, diciamo, di rischi chimici, e che sono servite poi a cambiare anche la tecnologia del processo e quindi a rimuovere la fonte potenziale di contaminazione e a indirizzarsi molto più sugli aspetti
di un cambio tecnologico. Quindi, per esempio, non ci sono più vernici al cromo, ma ci sono vernici ad acqua, quindi che possono portare ad altre considerazioni dal punto di vista soprattutto della gestione dei rifiuti liquidi, però meno impattanti sicuramente del processo del crumo esaporente. Chiaramente avere le informazioni della storia del sito è molto importante, perché se identifichiamo che precedentemente c'era un'attività di questo genere, quindi che faceva uso di queste sostanze pericolose, è altrettanto vero e probabile che ci possano essere delle contaminazioni nel suolo, nel sottosuolo presenti, e quindi l'analisi della due diligence diventa a noi fondamentale per capire anche le caratteristiche geologiche dell'area. Alla fine noi trasformiamo queste informazioni attraverso delle schede di risultato che vanno, diciamo, a riassumere tutti questi aspetti e a fornire alla sottoscrizione direttamente un valore di risk rating, un valore, uno scenario, un valore di esposizione. Ombretta poi riuscirà, grazie alle sue capacità, alla sua bravura, di interpretare questi risultati, tradurre questi risultati attraverso una corretta copertura assicurativa, che è quanto mai opportuna in transazioni di questo genere. Vi ringrazio, io ho concluso la mia presentazione. Se ci sono domande adesso o successivamente, io e Ombretta siamo ovviamente a disposizione, sia per la parte tecnica che per la parte assicurativa. Grazie Mauro, credo però ho visto riapparire Chiara, e visto che abbiamo sforato le 11, direi che le domande poi le gireremo direttamente a voi relatori, corretto Chiara? Sì, corretto. Direi che possiamo chiudere. Sì, perdonatemi l'interruzione forse anche un po' brusca delle slide, in ogni caso saranno a disposizione sul sito ANRA, ma dovevamo rispettare i tempi per dare la possibilità ai partecipanti di effettuare il test RUIVAS come da programma. State leggendo le istruzioni proiettate ora sullo schermo, avete fino alle 11:20. Io ringrazio i relatori, ringrazio AXA XL per aver proposto questo tema, tutte le domande verranno raccolte e girate a loro e daremo risposta con un documento Q&A in allegato al video sul sito, lo troverete nei prossimi giorni. Io quindi lascio ai partecipanti il tempo di effettuare il test e a voi relatori un ultimo saluto. Possiamo cominciare da Ombretta. Grazie mille, vi ringrazio per la partecipazione e alla prossima occasione. Grazie ad ANRA per la possibilità. Grazie, buona giornata a tutti. Claudio. Grazie anche da parte mia. Chiedo scusa, sono intervenuto io, seguiamo lo stesso. Quello era l'obiettivo, Claudio, ecco. Prego. Vi ringrazio tutti. Anch'io ho tratto una serie di spunti molto interessanti dalle relazioni, che poi è il motivo per il quale si fanno questi incontri, non solo per l'uditorio ma anche per i relatori. A prestissimo. Anch'io vi ringrazio e mi scuso per essere andato un pochino lungo, ma spero che la mia presentazione sia stata di interesse per l'audience. Grazie a tutti di nuovo. Grazie Mauro. Grazie, ringrazio ANRA, ringrazio i relatori scelti per la loro competenza soprattutto, il supporto sia della parte legale che della parte di ERM, che conosco perché ho lavorato precedentemente in ERM molti, molti, molti anni fa, rappresenteranno sicuramente un valore aggiunto nel fare da volano alla crescita di questo settore, merger acquisition, soprattutto particolarmente in Italia. Benissimo, il grazie a Gabriella invece arriva da me, arriva da parte di tutti noi. Grazie, buona giornata a tutti. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci, grazie, salve.